Ciao ragazzi, piccolo spoiler, Mars Gaming, PC fisso, eh sì, l'avete già visto, nel PC di Nineddu, per questa stanzetta. Vediamo, pellicola e l'ho portato. Vi avevo detto che a Johnny doveva arrivare e non vi c'è riuscito a finirlo adesso e qui abbiamo il mostro. DVD. Allora andiamo a vedere, non riesco ad aprirlo, sono stato 2 ore, ho dovuto cancellare anche quel video, c'è un problema con la vite, non voglio forzarlo, se non si rompe è tutto plastica, sto case, ma tanto lo devo mettere lì, è verrà una cosa bella e pulita. Comunque ragazzi, andiamolo a vedere. Cosa ho messo, ragazzi? Cosa ho messo? Ho messo il lettore DVD della LG MyDisc, come salta all'occhio, che metto in quasi tutti i miei PC. Ma poi com'è? Ma che bello di dentro, ve lo giuro, tutto in miniatura. Un AMD come processore, una scheda video, una scheda madre Asus, scheda video già è incorporata col processore. Norbi mi ha detto che gli ha messo 2 GB dedicati per il processore e per la scheda video. Perciò per il video ho messo 2 giga dedicate al processore, perciò penso dovrebbe andare più che bene. Poi cosa ha messo più in orbit? Ha messo un SSD concentrato, l'hard disk, ma noi non ne frega nulla, usiamo tutto il cloud per Word e quant'altro, perciò noi non cambia nulla. Poi Word non pesa nulla, poi dobbiamo solo editare, mandare i video e cancellarli, non li dobbiamo lasciare qui a morire. Poi una scheda wifi di quella TP-Link, la più piccola che c'è, la più economica e la più piccola, in modo da entrare più simpatica possibile nel PC. Poi un piccolo alimentatore, ma ragazzi, voi potete andare a vederlo sui miei video dedicati al PC 2 di Nineddu. Per PC 1 è stato quello un po' più grande, messo all'ufficio. Antennino. Molto meglio del Mediacom che avevo qui. Prenderà a bomba, a manetta, ve lo assicuro. Ok, questi sono gli antennini che ho appena montato. Poi delle ventoline della Mars incorporate con il case. Devo dire che ci hanno dato tutto con questo case, io non mi lamento più di tanto. Il tutto, ragazzi, vi farò vedere come monterò sto case. Da fine estate che aspetto Norbi che mi finisse questo capo lavoro, che quando qualcosa la fa lui la fa davvero bene. Comunque lo saluto, sto cercando una presa, sicuramente non c'è. Un secondo ragazzi, aspettatemi.
Allora, ragazzi, andate a mettere sempre, e vi consiglio, ragazzi, sempre ad andare a mettere un UPS, un gruppo di continuità, ve lo consiglio sempre. Io ancora non l'avevo preso, sono stato stupido, dovevo andarlo a ordinare su Amazon prima che arrivasse il PC, ma no. Comunque, bando alle ciance e andiamo a montare il tutto. UPS hanno due entrate, ma siccome ragazzi non abbiamo ancora UPS, useremo questa. Ok. Un po' schifo. Ho sfasciato la mano con sta cazzo di WS. Cazzo di cose. Comunque, ragazzi, qui l'ambara bam bam ba dei fili. E quanti fili ci sono? Ragazzi, quanti fili ci sono? Ok, andiamo a montare il tutto, ragazzi. Ok, il PC metteremo. Ricordatevi di mettere sempre in prima posizione il PC, almeno vi ricordate qual è il PC. Ok, io direi di andare a posizionare il PC. Non pesa nulla, ragazzi, però dovete stare molto attenti a non sfasciare tutto. Tra poco porterò un video su FIFA, su PES 2018. Ragazzi, per attaccare più monitor, giustamente abbiamo bisogno di un adattatore, che qui ce l'abbiamo, ed è questo. Guardiamo, questo è un adattatore per l'HDMI, e qui c'è un piccolo cavo per alimentare questo aggeggino, e noi abbiamo questo piccolo alimentatore in stile Apple, molto minimal e carino, dove attaccare adattatore. Poi, perciò andremo ad attaccarlo alla presa HDMI del nostro PC. Pesa ben costruita, però devo dire che è una pesa ben costruita.
Comunque il cavo per questi tipi di adattatori è normalmente un micro USB, quelli che ci sono nei standard nei telefoni, perciò dovrebbe essere molto incasinato come cosa. Poi il monitor un po' più vecchiotto che avete, in questo caso io ho questo qui, l'ho procurato su eBay ed è un po' più vecchiotto. Lo andate a mettere nella porta VGA. Le casse le andiamo ad attaccare con uno spinotto. Questo qui che è, ragazzi, praticamente se fa caso questo spinotto sdoppia le due uscite. Sulla porta verde, vi ricordo, poi la presa delle casse li mettiamo sempre nella nostra sciabatta. Sì, c'è un po' di confusione nei fili, ragazzi. Quando me leveranno i fili sarebbe la miglior cosa che potessero fare. Poi, ragazzi, giustamente sono tutti un po' incasinati questi cavoli di fili. Sdoppiatore. Poi, ragazzi, ok, andiamolo a fare insieme. Ragazzi, l'altro devo cercare l'ultimo USB per poter alimentare questo cavolo di casse. Trovato. Già vediamo quanti fili ci sono, ragazzi, è così. Ok, l'ultimo cavo. Attacchiamo il tutto. Ragazzi, pronti al all'accensione. Già le prime casse si sono accese anche molto. Ho nascosto le casse. Ma ragazzi, è l'unico posto disponibile. Poi, ragazzi, ecco un po' la scossa ahi. Appena acceso, questo si dovrebbe appena accendere. Si è acceso anche lui. Ok, devo ancora sistemare
Il tutto si è appena acceso, ragazzi. Favoloso. Cosa consisteva, ragazzi? Se non lo so, ma voi penso che siete stati molto ma molto attenti, ragazzi. Abbiamo semplicemente, ragazzi, attaccato tutte le porte. Vabbè, una connessione che si fa in quasi tutti i PC normali. Però abbiamo messo due casse con uno sdoppiatore di cavo jack, che lo trovate sia su eBay sia su Amazon, sia sui vari negozi di elettronica, sia anche dei cinesi. E poi cosa abbiamo fatto, ragazzi? Abbiamo attaccato due monitor, con uno con il più moderno, con l'HDMI, con un adattatore all'HDMI, e uno l'abbiamo attaccato con il suo cavo VGA. Ragazzi, cosa dire di questo? Manca solo tastiera e mouse, che ho preso questi. E poi, ragazzi, siamo tutti ok, tutto perfetto per la sistemazione. Dobbiamo mettere solo una batteria, ragazzi. Il computer si è appena acceso. Davvero molto ma molto bellissimo. Prima accensione, qui andrà il PC. Anzi, adesso avete capito perché l'ho preso così piccolo. Benissimo. Lo potevamo attaccare qua il PC, metterlo qui. Che ne pensate? No, poi si vedranno i cavi lunghi, 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 e mia madre mi ucciderà. Ok, vado a prendere le batterie. Dovrebbero essere qua, le ho preso l'ultima volta per la nostra tastiera, e vado a provare il PC nuovo. Ciao, al prossimo video. Bella, ragazzi.